Venerdì 28 ottobre 2011, buonasera, torna alla finestra sul territorio come ogni venerdì sera a tenervi compagnia, a parlare dei fatti più importanti della settimana e a cercare di darvi la possibilità di farvi un'opinione più approfondita sugli stessi. Questa sera, come avrete visto dal cartello introduttivo di questa nostra 28ª puntata, parleremo di dissesto idrogeologico, concentrandoci in particolare nella prima parte sulle cause alla base di questo fenomeno preoccupante e poi nella seconda parte cercheremo di approfondire anche quali possono essere o quali sono poi in effetti i rimedi per fronteggiarlo. Come ogni venerdì sera abbiamo chiesto ad alcuni personaggi istruiti sulla questione di aiutarci a farci un'opinione migliore, vado subito a presentarvi i nostri ospiti. Parto dalla mia sinistra con Giuseppe Muscatello, coordinatore regionale della Protezione Civile Gruppo Lucano, responsabile anche per il Gruppo Lucano Protezione Civile del Comune di Maratea. Buonasera. Buonasera. E poi rimaniamo sempre nell'ambito di Maratea e qui con noi l'assessore del Comune di Maratea. Tra le varie deleghe ha anche quella della Protezione Civile e l'assessore Giovanni Limongi Rizzuti. Buonasera. E Buonasera. chiude il nostro parterre di ospiti un geologo, quindi una di quelle figure professionali che chiaramente possono aiutarci a comprendere meglio questo fenomeno, è di Praia a Mare, Tonino Favieri. Buonasera. Buonasera. Naturalmente voi sapete che le nostre puntate sono sempre incentrate sui temi di attualità. Purtroppo, per quanto riguarda il dissesto idrogeologico, e quindi parliamo di frane, allagamenti, alluvioni e quant'altro, smottamenti, partiamo dal presupposto da ciò che è successo in settimana. Purtroppo, dicevamo, in Liguria e Toscana il bilancio di questo dissesto idrogeologico che ha colpito queste due regioni è ancora tutto da stilare, ma le prime cifre che arrivano sono chiaramente preoccupanti. Si parla di circa 7 morti, è ancora un numero da appurare completamente, milioni di danni. Sono quei fenomeni che noi abbiamo documentato tante altre volte, a volte fortunatamente in maniera lieve, altre volte sono state pesanti. Ma prima di partire con la discussione con i nostri ospiti, lanciamo la scheda realizzata per noi da Pierina Ferraguto per indagare in maniera superficiale, poi approfondiremo in studio quelle che sono le cause. Vediamo. Spopolamento delle campagne, abusivismo e urbanizzazione nei pressi di corsi d'acqua, deforestazione irrazionale, mancata manutenzione dei presidi di difesa idraulica e incendi sono le principali cause del dissesto idrogeologico. Frane, smottamenti del terreno e alluvioni le conseguenze. Troppo spesso fenomeni naturali a dir poco catastrofici, con danni irrimediabili non solo per l'ambiente. Le responsabilità da ricercare, nella maggior parte dei casi, nella mano dell'uomo, ma la natura si ribella e alla fine presenta sempre il conto. Il rischio idrogeologico in Italia è una realtà con cui è urgente confrontarsi. Nei dati diffusi da Legambiente si possono leggere numeri allarmanti. L'82% dei comuni italiani ha al suo interno aree esposte al pericolo frane e alluvioni. Tra le regioni ad alto rischio, Campania, Calabria e Basilicata. E la storia ne ha già dato conferma. Non si può dimenticare quanto accaduto a Sarno il 5 maggio del 1998 nel Salernitano, territorio fragile con equilibri limite ad elevata probabilità di situazioni critiche. Decine di frane e 2 milioni di metri cubi di fango travolsero l'area causando la morte di 160 persone e distruggendo centinaia di abitazioni. 16 febbraio 2010, Maierato, in provincia di Vibo Valentia. Un intero costone della montagna crolla a ridosso del centro cittadino. 2.300 le persone evacuate. Cavallerizzo di Cervicati, centro montano nel Cosentino, completamente distrutto da una frana il 7 marzo 2005. E ancora Soverato, Catanzaro, il 10 settembre 2000 un'alluvione distrugge il campeggio Oleggiare, una catastrofe annunciata costata la vita a 13 persone. Episodi purtroppo ricorrenti. Nei giorni scorsi l'ultima tragedia tra Liguria e Toscana. L'ondata di maltempo che si è abbattuta sul nord Italia ha provocato 7 vittime.
mentre i danni ammontano a decine di milioni di euro. Anche in questo caso tragedia annunciata? Poteva essere evitata? Interrogativi ai quali si deve ancora rispondere. E senza andare molto lontano, basta ricordare quanto accaduto a Praia a Mare con l'arrivo delle prime piogge. Anche in questo caso era prevedibile. Il fango ha invaso le case ai piedi della collina, il cui verde è letteralmente andato in cenere a causa dell'incendio della notte di San Lorenzo. Per non parlare degli allagamenti frequenti del sottopasso ferroviario di via San Marco, nei pressi della zona industriale. In ognuno di questi casi, per fortuna, i danni sono stati solo materiali, ma i segnali della fragilità del territorio ci sono tutti, e c'è anche, sempre maggiore, la preoccupazione dei cittadini. Allora, la scheda riassuntiva realizzata dalla redazione di Rete 3, in particolare dalla collega Piera Ferraguto, si è incentrata particolarmente su due aspetti: un riassunto su quelle che sono le cause principali individuate dai principali organi che poi operano contro il dissesto idrogeologico, poi c'era anche un richiamo cronologico a quelli che sono stati i fatti forse a noi più vicini, ma sicuramente quelli che hanno segnato poi la coscienza un po' di tutta la nazione. Sarno, Soverato sono solo alcuni di questi. Io partirei dal geologo presente con noi in studio, partendo da un presupposto. Questa per noi a livello di redazione giornalistica è stata un'estate calda, come lo è stata un po' per tutto il territorio che abbraccia la nostra utenza, e sin da subito nei primi servizi noi abbiamo sottolineato come tutti questi incendi, dal più piccolo al più devastante, poi ci avrebbero impegnato anche durante l'inverno con le nostre truppe a seguire smottamenti, frane. Sono due fenomeni collegati, voglio dire, il dissesto idrogeologico e quello degli incendi. Partiamo dagli incendi, Favieri. Beh, avete visto giusto, perché oggettivamente i problemi, le conseguenze, diciamo, legate agli incendi, che purtroppo in queste aree sono molto frequenti, sono di due tipologie. La prima tipologia è il dissesto a monte, quindi la denudazione, come dicevi tu, delle falde, evidentemente crea dei problemi di natura geomorfologica, insomma, quindi frane denudamento, ecco, del terreno, e quindi aumenta l'apporto dei terrigeni, e quando durante la fase delle piogge evidentemente queste dovrebbero essere trattenute, rallentate dalla vegetazione, la pioggia non trova più questo ostacolo, e allora aumenta il potere erosivo e aumentano anche le portate solide, creano anche problemi non solo di tipo geomorfologico ma anche di tipo idraulico, perché arrivato a valle, se non trova un giusto smaltimento, quindi non trova dei presidi idraulici idonei, evidentemente tracima appena ci sono le condizioni, per cui invade strade, invade territori coltivati, invade addirittura, come abbiamo visto nel caso di Praia a Mare, anche delle abitazioni. Quindi è evidente che gli interventi sono di due tipi: uno a monte, di contenimento e quindi di protezione dei versanti, e l'altro di adeguamento delle strutture, diciamo, idrauliche, che dovrebbero smaltire nel modo più adeguato questi eventi, queste acque, ecco, in caso di eventi particolarmente gravosi. Giuseppe Muscatello, lo abbiamo detto in apertura, è presente qui con il suo bagaglio di esperienza direttamente sul campo, con il gruppo Lucano Protezione Civile, che non interviene solo poi nei casi di cui parleremo stasera, poi se avremo tempo magari li approfondiremo, però da una parte gli incendi, da una parte poi le frane, le cadute masse, soprattutto a Maratea, insomma, caduta massi sul collegamento viario tra Maratea e Sapri, vi vede sempre in prima linea. Tornando alla scheda che riassumeva le cause, le abbiamo ricomprese un po' tutti, gli incendi, lo spopolamento anche delle campagne, ce n'è qualcun altro oppure
affrontiamo quelle che abbiamo evidenziato? Sicuramente sì. Purtroppo possiamo dire che tutta la scheda rappresenta quella che oggi è la realtà sul nostro territorio. Un territorio così bello, ma nello stesso tempo ricco di problemi, che vede il gruppo Lucano, quindi la protezione civile, il mondo del volontariato impegnato purtroppo sempre in prima fila. Siamo impegnati sia per quanto riguarda gli incendi, i dissesti idrogeologici. Per gli incendi ci sarebbe veramente da parlare veramente tanto, per far comprendere alla popolazione com'è semplice, in alcuni casi, soprattutto nel periodo estivo, prevenire. Quest'anno soprattutto c'è stata una grande collaborazione per lo spegnimento, bonifica, tra la Basilicata e la Calabria. Questo avviene perché anche in Calabria nasce il gruppo Lucano, quindi ci ha permesso quest'estate di cooperare insieme. Abbiamo avuto dei momenti dove le unità sono state veramente poche, sono unità che comunque vengono affiancate ai vigili del fuoco, alle autorità preposte. Non abbiamo il tempo di finire per quanto riguarda le emergenze come gli incendi, che riparte subito le condizioni meteo. L'abbiamo visto nelle ultime 48 ore, quello che è successo anche sul nostro territorio, come Maratea, come Praia. Siamo riusciti anche questa volta a superare nelle prime ore l'emergenza. Una cosa molto importante, che bisogna fare un attimino previsione e prevenzione, che sono due aspetti che sono legati sia a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale alla protezione civile. E su questo c'è da lavorare tra protezione civile, comune, provincia e esperti del settore. Avremo modo di parlare di prevenzione e di previsione, soprattutto nella nostra seconda parte, quella dedicata a quelli che sono i rimedi, ma continuando a parlare delle cause, assessore Giovanni Limongi Rizzuti, noi abbiamo sottolineato, e qui faccio una parentesi, questa sera tra di noi doveva esserci anche il commissario straordinario del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino, Davide Gravina, purtroppo non è qui presente con noi, perché tra gli aspetti che avevamo sottolineato c'è anche quello della manutenzione, diciamo, delle strutture che ci aiutano a trattenere, a gestire meglio i flussi di acqua, uno di quegli aspetti che poi investe anche le amministrazioni comunali. Sicuramente sì, buonasera innanzitutto e grazie per averci ospitato. Io voglio introdurre un aspetto che per me sembra determinante, il dottore quale scientifico della materia sicuramente ci supporterà con dati più certi. L'antropizzazione, noi siamo in questo nostro lembo di terra, è frutto di un progresso, di un'accelerazione che diventa da quella contadina, da chi era vicino alla terra, diventa improvvisamente una realtà di carattere industriale. Abbiamo mollato, abbiamo lasciato la terra, abbiamo lasciato i nostri luoghi di origine, non c'è più la quotidianità, diciamo, l'ordinaria manutenzione delle terre. Quindi oggi noi amministratori, io personalmente, io mi sento un curatore fallimentare del mio comune, ma come io credo che tutti i miei colleghi, partendo dal comune più piccolo al comune più grande, è un problema di risorse. E le manutenzioni degli argini, le manutenzioni, oggi non ci si fa più. Il comune di Maratea nel 1980 più o meno aveva 79 dipendenti, oggi sono 20, e quindi non hai più la forza per affrontare quella che è la quotidianità. Oggi è solo la società civile che deve venire incontro a queste cose. Dobbiamo riappropriarci di quelle aree che una volta davano da vivere ai nostri genitori, ai nostri nonni, che oggi sono in continuo stato di abbandono. L'antropizzazione, alcune aree, parlo di Maratea, ma credo che sia così per tutta questa zona. Molto probabilmente questo incendio che ha devastato nel mese di agosto queste zone, forse la presenza di qualche insediamento abitativo, avrebbe scoraggiato chi
non lo so, lo dico per che ha appiccato il fuoco, oppure diciamo, l'intervento più tempestivo, proprio perché c'erano degli insediamenti, avrebbe fatto sì che quello che è successo non sarebbe accaduto. E senza parlare, lo faremo magari dopo, di delle ingenti quantità di denaro che vengono spese dopo che è successo l'incendio, la catastrofe, il dissesto, la frana. Dobbiamo cominciare a fare forse un po' di prevenzione in più, spendere quei soldi per prevenire. Il professor Ermenach di recente in un convegno a Marrakech pone l'attenzione sui cambiamenti climatici, che sono forse oggi alla base di tutto quello che sta succedendo, aprendo gli occhi a tutta, alla società civile tutta, dicendo attenzione, vediamo come costruiamo. Quello che fa il geologo non deve essere preso come qualche cosa che ti serve per andare avanti con il progetto e perché devi avere le approvazioni. Il lavoro del professionista deve essere seguito. Se ti dà il consiglio e ti dice che il terreno ha una natura particolare e quindi forse è meglio non costruire là, andare dall'altra parte, bisogna ascoltarli. Allora parliamone anche col geologo. Abbiamo introdotto da un lato, lo faceva l'assessore Limongi Rizzuti, una delle cause anche evidenziata dal nostro servizio, quello dello spopolamento delle campagne, la presenza prima dell'uomo con coltivazioni, terrazzamenti, riusciva, professor Favieri, a costituire un argine questi fenomeni. Certo. Perché si aveva maggiore attenzione? Direi che da questo punto di vista c'è stata una involuzione proprio nella gestione del territorio. Una volta il territorio era la vita, ecco, delle persone, come diceva l'assessore, e evidentemente veniva curato, per cui noi troviamo anche sulle nostre pendici, troviamo vecchi terrazzamenti che gestivano il deflusso delle acque, che controllavano in maniera eccellente. D'altronde, poi a valle questi trovavano il giusto sfogo. Oggi la forte antropizzazione di tutte le aree montane e pedemontane, senza una previsione adeguata dello smaltimento di queste acque, crea laddove c'è scarsa manutenzione, ecco, diciamolo, perché questo è poi tutto sommato. Praia ha nel passato, insomma, come dire, quelle aree più a rischio erano aree di attenzione, per cui bene o male le acque, quando arrivavano al di là della ferrovia, ci sono i sottopassi ferroviari, venivano smaltite in zone dove non c'erano costruzioni. Allora il fatto di aver avuto questa antropizzazione forzata negli anni 60-70 ha portato molto spesso alla chiusura oppure al condizionamento del normale deflusso di questi corsi d'acqua, e ora ne paghiamo le conseguenze. C'è da dire che le situazioni più critiche a Praia Mare, fra le altre cose, alcune di queste, insomma, le conosco bene perché è stato oggetto pure per quanto mi riguarda di interesse personale, ecco, nella risoluzione di alcuni problemi, e là dove c'è la volontà di risolvere si risolvono, perché investendo dei soldi, non dico nemmeno grandi cifre, insomma, quantità anche modeste, interventi modesti, è possibile, con una normale e giusta manutenzione, risolvere questo problema. E dicevamo però anche, professor Favieri, che è importante realizzare e poi mantenere tutte quelle opere. Sto dicendo questo, cioè nel momento in cui esistono già delle realtà che potrebbero comunque essere sufficienti per una normale tenuta di eventi particolarmente gravosi, con una normale manutenzione il problema non si porrebbe. Allora, questi problemi che noi osserviamo a Praia, a Scalenzo, insomma in tutto il circondario, è perché c'è scarsa manutenzione. Cioè, mentre prima, fra le altre cose, il fatto della denudazione dei versanti, come dicevo prima, questo comporta un maggiore apporto di materiale solido che evidentemente
quindi è soggetto ad un elevato contenuto energetico, quindi sono fortemente erosivi in quanto i pendii sono molto accentuati, per cui hanno un'attività erosiva molto consistente. Questo comporta un maggiore apporto terrigeno e quindi quando si arriva a valle, cioè laddove le pendenze diminuiscono, immediatamente questo materiale viene depositato e ostruiscono o intasano più velocemente i canali, per cui la conseguenza della denudazione evidentemente porta più materiale. Allora in questo caso non basta più fare degli interventi così nel tempo ogni 2, 3, 4, 5, 6 anni, bisogna fare una manutenzione ordinaria, direi, cioè tutti gli anni prima che si verificano questi eventi bisogna tener puliti tutti i canali. Se si riesce a fare questo e poi con un minimo di attenzione, cioè nel senso minimo di intervento, di condizionamento e di controllo della velocità di queste acque, io penso che il problema può essere risolvibile, quindi non ci sono controindicazioni particolari, anche perché devo dire la verità, anche se si è costruito molto, comunque le linee d'acqua essenziali sono state mantenute, per cui si può risolvere, ecco, insomma, tutto sommato. Con una manutenzione dunque costante nel tempo. Assolutamente costante. Chi ci segue in maniera un po' più assidua si sarà accorto che nelle ultime puntate facciamo sempre riferimento a questo nuovo passo che ha compiuto la nostra emittente. Abbiamo aperto il nostro segnale sulla zona identificata comunemente come il Lago Negrese. Stiamo arrivando anche a completare il giro del Golfo di Policastro fin su a San Giovanni a Piro, quindi anche comuni come Sapri. Noi approfittiamo della presenza dei nostri ospiti provenienti proprio dalla Basilicata per cominciare a capire meglio questo territorio. Nella fattispecie, quali sono, per quanto riguarda i comuni Maratea, Lauria, Trecchina, Nemoli, Rivello, i principali problemi, le principali emergenze di dissesto idrogeologico a voi naturalmente note? Ma ben è stato detto anche prima dalla scheda, uno dei problemi è il dissesto idrogeologico. Di stesso come diceva esattamente il professore, basterebbe forse anche poco per eliminare i problemi. Questo avviene su Maratea, avviene su Lauria, avviene su Trecchina, quindi il Lago Negrese ha problemi di dissesto idrogeologico come ha problemi per quanto riguarda gli incendi. Le nozioni base che sono importanti per i cittadini, quindi per evitare anche il dissesto idrogeologico, è quello, come diceva anche l'assessore Rizzuti, di seguire anche i consigli tecnici, perché oggi costruire non viene detto dal comune, quindi dall'ufficio tecnico che è preposto, di non costruire perché non piace l'abitazione, ma perché su quel lembo di terra, in quel punto ci saranno dei problemi che mettono in rilievo una pericolosità tale da non far costruire. Quindi seguite innanzitutto i tecnici, è una cosa importantissima. E soprattutto cercare di comprendere che il territorio, quindi la terra, come diceva sempre anche l'assessore, va guardata, va coltivata, perché in ogni comune questi problemi sono principalmente giornalieri. Noi il dissesto geologico lo viviamo molto sulla SS18, questa famosa SS18 che sembrerebbe quasi famosa come la Salerno-Reggio Calabria ormai, perché spesso capita che ci sono interruzioni. Che cosa succede? Nel momento in cui c'è un'interruzione, il primo ragionamento che si fa, no, facciamo intervenire la protezione civile, ma la protezione civile non è quell'organo preposto che fa miracolo, è quell'organo che nell'emergenza deve cercare con tutti i problemi che ci sono di risolvere e di permettere a qualsiasi cittadino di riattraversare la SS18. Quindi ci sarebbe sicuramente da fare un progetto per la risoluzione totale della 18, perché oggi vediamo che al chilometro famoso gli astrorasi di Maratea c'è la caduta massi e quindi per un paio di giorni si chiude.
Dopodiché capita nella Calabria, è sempre la SS18, quindi va rivisto sicuramente tutto il progetto della SS18 con una messa a sicurezza totale che vede Calabria, Campania e Basilicata, affinché le persone non abbiano problemi, sia di difficoltà, di problemi di transito, ma nello stesso tempo la sicurezza, perché non ci dimentichiamo che alla base di tutto noi abbiamo una cosa molto importante, che è la sicurezza. Sicurezza della SS18, che non è solamente per quanto riguarda il dissesto idrogeologico, ma non ci dimentichiamo, e noi della Protezione Civile qualcosa già sappiamo per quanto riguarda gli eventi sismici, cioè anche quando capitano determinate eventi sismici, viene controllato in un determinato modo la SS18, il Comune di Maratea, il Sindaco e l'assessore sanno quello che succede quando da Maratea si verifica un evento sismico, viene attivato tutta una sorta di progetto. Progetto che vede attivate poi le varie sedi di Protezione Civile, quindi Maratea, Trecchina, Tortora, auspichiamo anche Praia, affinché vengano fatti dei monitoraggi. E per non portare nessun tipo di rischio. Una cosa che voglio aggiungere al professore che prima diceva sulla manutenzione, beh, questa manutenzione da qualche parte deve uscire, deve essere fatta, non lo so se deve essere fatta dal comune, perché sicuramente c'è un problema economico, quindi forse in aggiunta con la provincia, però va fatta. È molto semplice, oggi come oggi, far avvenire un determinato evento e poi fare l'emergenza. Sembra che è più semplice fare questo, quindi investire tantissimi soldi su questo, perché in seguito dell'emergenza poi ci deve essere una fase di superamento dell'emergenza, quindi prima i soldi per l'emergenza, poi il superamento, ma non sarebbe più facile prevenirla? Come ad esempio monitorare tutto l'area affinché con un qualsiasi movimento, semplice che sia, si possa attivare un piano e non far rischiare i nostri cittadini, i cittadini nonché anche amici, perché noi parliamo di un lago negrese che comunque ci si conosce tutti, ma la Basilicata e la Calabria è una realtà che comunque convive molto anche per un fattore di commercio. Quindi penso che questa sia la soluzione molto, molto, molto semplice, cioè investire di più sulla prevenzione e previsione. Poi prima dicevate sugli interventi, c'è da dire una cosa molto importante, con tutti i tagli che ci sono, la Protezione Civile, noi siamo nel ramo del volontariato, quando quest'estate Maratea e Tortora e Praia sono state avvolte dagli incendi e quindi ci hanno visto una cooperazione unica dove addirittura abbiamo avuto aiuto da Lauria e Trecchina. Ma voi lo sapete che capita che per far intervenire le squadre per lo spegnimento i volontari si autotassano? E questa è una cosa molto importante. Noi facciamo tagli dappertutto. Nello stesso tempo i finanziamenti che vengono dati alla Protezione Civile nel mondo del volontariato, che è il settore che ormai lavora di più, è visibile a livello comunale, provinciale, regionale, per non parlare del nazionale, percepisce pochissimo. Quel pochissimo è così poco che se c'è un'emergenza per far uscire le autovetture, per soccorrere, gli operatori, i volontari oggi si autotassano, perché se no non c'è benzina. E se non c'è benzina noi non possiamo fare il soccorso, perché noi operiamo, anche se tutte siamo delle associazioni, ma operiamo nel pubblico soccorso. I volontari, gli operatori sono, la maggior parte sono qualificati, altri si stanno qualificando, addirittura ci si sta qualificando per gestire l'emergenza nel fattore del dissesto idrogeologico per il monitoraggio, perché come il professore sicuramente mi può insegnare, oggi per far sì che ci sia un monitoraggio c'è una tecnica che va utilizzata. Quindi il volontario, che io oggi non lo definisco più volontario, ma lo definisco operatore della Protezione Civile, perché è H24, si basa su un fattore molto importante, che è quello di formarsi. Non esiste il volontario, quindi l'operatore, che entra nell'associazione comunale solamente per stare in sede. No, i nostri operatori escono sul territorio, fanno controlli. Che cosa succede quando viene fatto un controllo sul dissesto idrogeologico? Viene inviata una relazione, una scheda tecnica a chi? All'ufficio preposto.
l'ufficio preposto del comune e sicuramente l'ufficio tecnico e quindi al sindaco. Fatto questo, che cosa succede? Beh, nella maggior parte dei casi quella scheda rimane nella scrivania e viene sicuramente protocollata e archiviata. Quella segnalazione passa, la squadra riesce, risegnala il problema. Quando è che si viene ad affrontare quel problema? Nel momento in cui è successo il fatto, che ormai è troppo tardi. Dobbiamo investire di più per fare previsione e prevenzione, anche perché ormai i dati e i numeri a livello nazionale lo mettono ben in evidenza. Il mondo del volontariato, quindi degli operatori, come lo sono anch'io e come siamo nel gruppo lucano, che abbiamo perso veramente il numero, siamo oltre 5.000 con 85 sedi, che non è solamente la Basilicata ma è Campania e quindi anche Calabria, mi piace dirlo Calabria, perché noi abbiamo abbattuto quello che sono i confini, questi confini geografici che non servono, devono rimanere solamente sulla cartina geografica, perché la cooperazione della protezione civile nelle emergenze non può esistere. Noi lo vedevamo quest'estate, sugli incendi per l'attivazione bisognava attivarsi su Potenza o su Catanzaro, e qui c'erano dei problemi. Nel frattempo gli operatori spegnevano però l'incendio, senza avere l'attivazione, doppio rischio per noi responsabili, eppure salvaguardavamo il nostro territorio. Questo brevemente ho voluto dare questo, una sorta di sintesi, ma veramente per parlare di due aspetti che possono essere gli incendi, il dissesto idrogeologico, su come intervenire, operare. Ne approfitteremo nella seconda parte, quella che abbiamo dedicato così ai rimedi contro questi fenomeni, per chiarire bene qual è il ruolo della protezione civile ma anche di altri enti. Però assessore Limongi Rizzuti, Muscatello sollevava una questione secondo me che è importante sottolineare e anche magari approfondire, quello che sia dal versante della prevenzione sia dal versante, come diceva anche il professor Favieri, della costante manutenzione di determinate opere, è importante il ruolo delle istituzioni politiche dal comune fino in su, fino alla regione, in un periodo in cui comunque è difficile trovare i soldi un po' per tutto, però con queste cose forse non si dovrebbe lesinare. Assolutamente, lei ha ragione. Il problema è che quando sei di fronte all'asilo nido, di fronte alla mensa scolastica, di fronte alla raccolta dei rifiuti, di fronte alla pubblica illuminazione, a quei bisogni che sono quotidiani, e ti vai a confrontare con un bilancio. Oggi il patto di stabilità ti mette nelle condizioni, non puoi più muoverti, non a caso io prima dicevo che mi sento un curatore fallimentare, non puoi programmare. Io l'unica esperienza positiva che vedo in questa cosa è dare un messaggio ai nostri figli per dirgli come devono comportarsi. Noi abbiamo, insomma, Maratea ha aderito alle città resilienti, un'organizzazione che nasce dalle Nazioni Unite, con sostanzialmente per questo primo anno aderendo a 10 punti per le città resilienti, quindi per far diventare le città reattive, pronte alle catastrofi. È ricorrente il messaggio della parte economica, è ricorrente in tutti i 10 punti. Allora io, a me onestamente non sono una persona che è legata alla materia, quindi non voglio parlare di soldi. Per questo dico che dobbiamo prendere, secondo me, il messaggio più elevato, quello più nobile da questa esperienza, fare di necessità virtù. E quindi parlo della società civile. Ci sono alcune situazioni che io definisco costi sospesi. Le faccio un esempio concreto. A monte della SS18, che erano zone tutte quante coltivate, uliveti, c'era grano, erano quindi tutti terrazzati. Maratea ha la storia del terrazzamento, come chiaramente queste zone tra Aieta, Monte di... Quei terrazzamenti oggi si stanno riempendo.
Perché per quello che diceva prima il professore, quindi insomma sta scendendo a valle, le piogge sono diventate, il mondo si è incattivito in qualche maniera. Praticamente che cosa succede? A valle, chi ha le abitazioni a valle, ad un certo punto non può aspettare che venga lo Stato, che venga la Regione, che venga la Provincia, che venga qualcuno a risolvere quel problema. Bisogna oggi immaginare altre strade. Ci sono realtà sulla costiera amalfitana dove i proprietari si sono tassati. Chiaramente non parliamo di famiglie con monoreddito, gente che ha la seconda casa e forse la terza, case che valgono 1 milione, 2 milioni di euro, allora forse è là che bisogna insistere. Conservare il valore del proprio immobile, investendo non solo per cambiare le piastrelle della cucina o del bagno, ma investire proprio per questi fenomeni, sistemare quei terrazzamenti. E purtroppo se aspettiamo che lo faccia il Comune, che lo faccia la Regione, che lo faccia lo Stato, non vorrei deludere nessuno, ma i tempi sono critici e credo che sarà sempre peggio. Le manutenzioni, io sarei il primo. Io da volontario della Protezione Civile, quando c'è un problema, e queste piogge delle ultime settimane, insomma io mi sono preoccupato in prima persona da volontario della Protezione Civile, ma noi non avevamo i mezzi per poter intervenire a livello comunale. E questo è un problema che credo che per Maratea c'è sicuramente, credo che sia una realtà che purtroppo è diffusa. Investe un po' tutte le amministrazioni comunali. Siamo quasi per esaurire il tempo a disposizione per questa prima parte, rimango con l'assessore Gianni Limongirizzuti. Abbiamo in diversi interventi sollevato il problema della SS18, questo collegamento comunque, anche se datato, resta comunque importante per il territorio. Io ricordo personalmente che nei nostri primi anni di attività, parliamo di una storia molto giovane, eppure ne possiamo parlare, siamo venuti più volte su Maratea, il pezzo di collegamento tra Maratea e Sapri, più volte soggetto a caduta massi, poi abbiamo seguito fino all'intervento della Regione Basilicata con la messa in sicurezza, con reti, strutture anche piuttosto costose. Adesso a che punto è quella strada? Allora, la strada, noi dalla, diciamo, la Regione Basilicata stanziato, ci sono 30 milioni di euro per la messa in sicurezza della SS18, il decreto, c'è una delibera CIPE, quindi bisogna ringraziare, partendo dal governo nazionale che ha stanziato i soldi, poi chiaramente al nostro presidente De Filippo che decide nell'ambito degli interventi sulla Regione Basilicata di prendere questi soldi per la messa in sicurezza della SS18. Che praticamente prevede che partendo dal canale di Mezzanotte, ci saranno, che è praticamente il confine tra la Campania e la Basilicata, ci saranno delle gallerie, delle barriere paramassi, e pian piano tornando indietro con questi sistemi delle reti, tutto quello che insomma oggi la tecnologia ci mette a disposizione per superare questi problemi. Chiaramente è un processo lungo, non possiamo immaginare che domani questa cosa avverrà. L'ANAS, che è praticamente impegnata per la progettazione, il progetto per la verità in maniera abbastanza embrionale, l'aveva già fatto, se ne parla da tanto tempo di questa della statale 18, perché è un'arteria importante, non possiamo farne a meno, taglia fuori, divide effettivamente due regioni importanti. Quindi io mi auguro che i nostri figli potranno percorrere la statale 18 in sicurezza, anche se aggiungo che il fenomeno della caduta massi della SS18 non è un fenomeno giovane, è sempre accaduto.
E dunque con questa riflessione sullo stato di fatto della SS18 noi ci fermiamo per qualche istante, un po' di pubblicità, poi di nuovo in studio con la finestra sul territorio.